Tavola 54, l'ultima tavola dell'anno. Facciamo la prospettiva di un solido, di un volume articolato. Qui vedete il volume così come è sviluppato con le misure per poterlo realizzare. Quindi di fatto sono come se fosse un parallelepipedo a forma di serpente, diciamo così, che si snoda, che potrebbe essere anche l'articolazione di un edificio. Noi in passato abbiamo fatto la sonometria del Bauhaus di Walter Gropius, e anche lì erano una serie di volumi articolati. Questo volume ha tutto però la stessa altezza. Allora, qui vedete la vostra la pianta con tutte quante le dimensioni. Iniziamo a costruirlo come sappiamo. Non è che questa tavola presenta difficoltà particolari, quindi la prima cosa che faremo, porteremo tutte le tracce come prolungamenti sulla linea di terra, faremo le parallele e porteremo le fughe sulle linee dell'orizzonte. Ecco, così sono trasportate dal piano della pianta al piano della prospettiva. Ricordo a tutti che essendo le fughe sono soltanto due, perché tutte le rette sono parallele a due, mentre le tracce saranno una per ogni retta. Ho fatto le tracce di colore verde e le fughe di color viola, magenta, in modo da poterlo ecco, distinguere in modo semplice. Quindi, una volta riportate le tracce, le fughe sul piano della prospettiva, incominciamo a unire le varie linee. Quindi, adesso qui ho unito le quattro linee, le quattro tracce che hanno in comune la stessa fuga, e dall'altra parte le cinque tracce, questa volta, che vanno tutte alla stessa fuga. Quindi, qui possiamo già vedere in questa zona, diciamo così, la forma del nostro edificio. Eccola qua. Diciamo evidenziarla, l'ho ricolorato con delle linee blu. Quindi quello che vedete con le linee blu lo ingrandisco un attimo, eccolo qua, di fatto è il nostro edificio che abbiamo rappresentato in prospettiva. Adesso, come sempre, portiamo delle altezze indefinite, l'ho sempre fatto con il colore blu in modo che almeno possiamo distinguerlo bene dal resto del disegno. E inizieremo quindi a portare le varie altezze. Allora, lavoriamo in questo modo. Partiamo dal primo spigolo, questo qui di fronte, quindi portiamo l'altezza che è di 2 centimetri e la portiamo alla fuga. In questo modo noi abbiamo determinato il primo e il secondo punto di questa faccia avanti. Però per andare avanti, che cosa faremo questa volta? Da questo punto partiremo e andremo alla fuga successiva. Eccolo qua. Andiamo alla fuga successiva. Qui ho incominciato a ripassare con la F, diciamo così, le linee finali in modo da poter essere un pochino più chiari nell'esposizione. Comunque, ecco, primo punto trovato prima, andiamo verso l'altro e quindi troviamo questo. A questo punto andiamo ancora avanti e andiamo a trovare il secondo punto. Poi questo punto lo riporteremo all'altra fuga ancora. Ecco qua. E questo qui a sua volta, portandolo all'altra fuga, il suo prolungamento ci determinerà l'ultimo pezzo. A questo punto, se siamo stati precisi, questi due spigoli saranno allineati con la fuga. Qui ho già ripassato le due parti, diciamo così, che corrispondono alle facce del solito. Non ho ripassato la parte, diciamo così, in mezzo, perché qui non sarà uno spigolo, perché il solito lì è scavato. Vado verso l'interno per fare l'altro solido, quindi da questo punto vado alla fuga, dove interseca lo spigolo dietro, troverò questo punto. Questa linea è una linea, diciamo così, continua, ma gli altri spigoli invece saranno tratteggiati perché nascosti. Vado avanti e poi dopo chiudo definitivamente il nostro solido. Ecco, in questo modo abbiamo la parte, diciamo, sopra che è già ripassata perché tanto sarà la parte visibile. Incominciamo poi dopo a ripassare le varie facce visibili, eccole qua tutte. In questo caso adesso dipende anche da come inclinerete voi il solido, no? Perché abbiamo detto le misure ve le ho date, però l'inclinazione è un pochino a piacere. Chiaro che qui queste due piccole parti le ho fatte tratteggiate perché sono coperte da questa faccia superiore. E poi dopo, con lo stesso criterio, tratteggiamo tutti quanti gli spigoli che rimangono indietro. Riporto la tavola alla sua interezza. Adesso questa così è colorata. E la tavola finale dovrà essere ovviamente in bianco e nero. E come sempre qui avremo gli spigoli tratteggiati, gli spigoli finali ripassati con la mina F, quindi sia nella pianta che nella prospettiva, e tutto il resto fatto con la 2H come linea di costruzione.